Ciao a tutti, bentornati ancora una volta su Indie Gameplay It. Siamo nuovamente su un altro episodio di X4 Foundations. Vi sto facendo queste piccole chicche, queste piccole perle, questi piccoli video, insomma, dove vi racconto quello che sto vivendo, solo per magari farvi venire la voglia di giocarlo. Non è in alcun modo sponsorizzato questo video, nel senso che lo faccio per quanto io sia simpatizzante per la Egosoft e loro simpatizzino un pochino per me. Voglio solo farvelo perché secondo me merita di essere giocato. La cosa che mi ha spinto a fare questo video è una missione che viene subito dopo quella che vi ho fatto vedere la volta scorsa. Anzi, ho avuto una missione veramente tosta in un campo minato, insomma, in un campo di radiazioni strane, e ci ho veramente perso un paio d'ore a imprecazioni varie. Comunque ce l'ho fatta. Quello che è successo è che mi hanno dato questa nave. Questa nave io spero non debba mai restituirla, anche se non ci conterei molto, perché ve la faccio vedere, è veramente uno spettacolo. Guardate che roba, è una roba velocissima, è una nave sperimentale ed è una nave in grado di resistere a delle radiazioni. Fa del fumo inquietante nero, che in realtà non ho ben capito se arriva dalla nave o è lì davanti. Comunque, insomma, vi faccio vedere solo una cosa. Io accelero adesso con i post bruciatori, mi fa forse 3 km al secondo solo in accelerazione. Poi in realtà, andando con la modalità viaggio, mi fa 6 km. Ha dei laser doppi. Infatti si vedono due indicatori. Dovrebbe fare anche un bel danno. Ed è anche molto maneggevole usandola, diciamo, in questa modalità. Vabbè, io intanto vado a farmi la mia missione, perché ho la necessità di continuare questa serie di quest per la Terra. Dobbiamo andare a una industria terrestre. Intanto ci diamo un'occhiata intorno. La nave è veramente ultra futuristica. Che spettacolo. Il fatto, appunto, che mi ha fatto, appunto, affascinare questo gioco e continuo a farlo è questo. Voi rientrate sulla nave e arrivate qui e vedete una roba del genere. Cioè, ragazzi, di cosa stiamo parlando? Comunque, allora, vi faccio vedere velocemente la missione. Praticamente vuole che io e la mia collega vi avventuriate nelle profondità dello spazio terrestre, ma la mia collega non ho ancora capito se è l'intelligenza artificiale di questa nave, perché non ho visto nessuno. Comunque, lì troverete il sito della spedizione, una parte del rito del Taurus, perché l'hardware software del tuo collega non sono del tutto legali. Dovete evitare e deludere le pattuglie terrestri. Stiamo facendo una cosa contro la nostra stessa fazione. Quindi praticamente dobbiamo andare su questa stazione e recuperare un modulo per occultarci, diciamo, dagli altri. Quindi adesso andiamo su questa centrale e vediamo che cosa ci fa fare la quest. La trovo un po' confusionaria a volte, ma lo è sempre stata la serie di X per quanto riguarda le quest, perché tante volte non si capisce cosa bisogna fare, l'obiettivo non si aggiorna subito, quindi voi state lì e cercate di capire. Mi hanno garantito l'atterraggio. Proviamo a vedere se questa nave è guidabile in facilità. Dove devo andare? Perché è sempre un problema. Ah, qua, ok. Scansione a fonte del segnale. Ah, ok, non dobbiamo entrarci, ma dobbiamo andare in modalità scansione. Così. E andare là in fondo. Guarda che scorcio stupendo. Ho chiesto l'atterraggio, ma non atterro più. Che roba, che stazione. Boia mondo, che botta che gli ho dato. Ha un'accelerazione veramente. I post bruciatori non vanno assolutamente usati. Comunque, questa è la modalità di scansione, quindi andiamo a scansionare questo software, che infatti mi sembra strano atterrare e comprarlo. Dovrebbe essere qua. Ok. Ok, praticamente ci hanno dato una sorta di cloak, occultamento. Passiamo come nave terrestre ora. Potete passare come polizia agraria terrestre o qualsiasi cosa faccia di questi tempi. Ok, andiamo.
Ma non abbassate la guardia, dovete anche evitare le pattuglie militari terrestri. Ok, perfetto, intrigante la cosa. Dobbiamo andare, vola senza fatti individuali, fino a Taurus Eterna, al segmento 34, 163 km. Quindi dobbiamo evitare. Ah, dobbiamo entrare nel portale, ok. Con tutti i moduli che equipaggiano la nostra nave sono totalmente illegali in questa parte di spazio. Ok, ci siamo appena privati dello scudo, ma fortunatamente lo scudo ha retto alla mia distrazione. In ogni caso, occupatevi di raggiungere il relitto del Taurus in qualche modo. Ok, dobbiamo scansionare in pratica un relitto per recuperare, non so bene che cosa. Questo losco figura mi chiede di fare. Comunque, per farlo, era tutto collegato con la missione. Abbiamo dovuto recuperare questa nave che si era persa. All'inizio, bello è stato, si è persa, recuperamela. Gliel'ho recuperata. Fa, guarda, adesso sali a bordo che facciamo una cosa. Ecco, è andata più o meno così. Quindi. Fate attenzione, ci sono parassiti terrestri in questo settore. Allora, aspettate un secondo che è sempre saggio. Ah, non si può salvare, mannaggia. Evitate qualsiasi modo di entrare nel raggio dei loro scanner. Vediamo un po' chi c'è. Polizia, merda, la polizia. Scenario migliore, vi cacciano fuori. Scenario peggiore, vi sparano. Ok, io salvo sempre su test perché il salvataggio test è sempre utilissimo. Comunque, sto facendo tutto questo per farmi due crediti e nel mentre la mia prima nave da minaggio concluda il suo lavoro in modo da capire cosa è più redditizio. Anche se in realtà ho visto che nell'ultima espansione delle ultime patch ci mettono una vita a scavare, quindi probabilmente anche complice il fatto che non ho scansionato molto bene i settori, e soprattutto la cosa che mi intriga di più di questo gioco è che non vi spiegano niente. Poi c'è chi piace, chi non piace. A me il fatto di mettermi lì magari dopo e andare a vedermi dei trucchi, vedere come fare effettivamente, entrare in gioco e farlo, mi intriga tanto. Stiamo scappando, ma dobbiamo andare qua, senza farci capire, farci vedere. Minotaurus Eterna. Dobbiamo entrare qua dentro senza farci scansionare, credo. O è già questa là? No, questo è un portale, credo. Vediamo. Sì, è un portale per Marte, quindi andiamo a Marte, sperando di non farci beccare da nessuno. Sì, è molto maneggevole rispetto ad altre, pur andando a questa velocità folle. Ma folle è anche quando io rallento e vado a dare il boost che mi spara in un attimo a 3 km al secondo, che è velocissimo. Ok, siamo a Marte. Intercettazione e trasmissione. Ok, andiamo via. Dovrebbe darci sulla mappa un raggio. Stiamo uscendo. Ci stanno rilevando. Ok, siamo usciti. Potrebbe essere un errore di questo vecchio programma, avvia un controllo di integrità. Ok, perfetto, fai pure che noi intanto ce ne andiamo. Perché non devono beccarci. Marte è sempre bellissimo. Andiamo a Venere adesso. Intanto diamo un'occhiata a Marte perché spettacolo. Adesso ce ne andiamo a Venere. E dopodiché arriviamo là e di nuovo partiamo con la stessa cosa, stessa storia, partiamo a razzo. Se riuscissimo a entrare senza doverlo disattivare sarebbe meglio, però quella nave da costruzione non è minacciosa, quella potrebbe essere un problema, però intanto magari ci mettiamo già, ci posizioniamo. Beh, qua non dovrebbero romperci le balle, però io mi posiziono già giusto e accelero. Via. Sperando di non urtare qualcuno perché sarebbe veramente un dramma. Ok. Venus. Ok. Dove dobbiamo andare? Trova una via per la Luna. Ah, si va sulla Luna! Spettacolo! Fammi un po' vedere la mappa. Dobbiamo trovare la Luna. La Luna, la Luna. Vuoi vedere che è dall'altra parte? Dove c'è quel punto di domanda là? Beh, intanto esploriamo. Magari vediamo. Qua sembrerebbe che non ci rompano le palle. Vediamo, vediamo. Gira un po'.
È sicuramente molto più agevole di altre navi, ma cos'è questo? Ok, stoppati. Facciamo una. Diamo un'occhiata di là. Da lì siamo arrivati, credo. Fammi vedere. No. Però facciamo così. Canzone a lungo raggio. Fatto che non vedo portali, non vedo alcun portale. Quello. Questo è qua vicino. Qua. Va bene. Vediamo, speriamo sia quello per la Luna, perché la missione dice di trovare una via per la Luna. Io sono curioso di vederla la Luna. A sto punto, se si vede la Luna, si vede anche la Terra. Vediamo. Magari, cioè, dove vuoi che vada? Siamo nel sistema solare, eh? Non è che finiamo chissà dove. È questo? Informazioni. Boh, andiamo. No, merdas. Questo è Mercurio, l'avrei scambiato per la Luna. No, siamo finiti nel posto sbagliato. Dobbiamo trovare la luna. Niente, cerchiamo questo portalino qua. Vediamo. Dove cavolo può essere? Vediamo se ci sono punti di domanda. Ce n'è uno di là. Vediamo. Vediamo cosa può. Quella è una stazione. No, niente da fare. Niente, ce n'è uno di qua però, eh. Quindi dobbiamo girarci completamente e andare a vedere dov'è. Vediamo. Vediamo, potrebbe essere quello. Velocità warp, Scotty. La nave è veramente uno spettacolo. Gli hanno già messo il mio simbolino nel momento in cui è diventata mia, gli hanno già messo la litografia o come si chiama. Va bene, cos'è questo? La luna sarà per forza questo. Sì, sono sicuro. Dove vuoi andare? Mercante di energia, quella è la polizia. Andiamo. Adesso. Andiamo. Oh. La luna, eccola. Andiamo via. Avaria mascheramento traccia. Dobbiamo andare via. Ok, dovremmo uscire adesso. La luna è veramente bellissima. Mi chiedo la Terra dove sia. Sarà dietro. Sì, infatti ci dobbiamo andare, dobbiamo trovare una via per la Terra. Quindi praticamente adesso noi siamo alla Luna e dobbiamo trovare una via per la Terra. Quindi diamo un'occhiata intorno. Eccola lì la Terra. Noi siamo arrivati da là, può essere. Sì. Non lo so, andiamo di là, facciamo una scansione a lungo raggio. Andiamo a vedere se c'è qualcosa da questa parte. Sì, potrebbe essere quello. Cavoli, la Terra è veramente, cioè, vista così, bella lontana. Niente a che vedere con i pianetoni di No Man's Sky, ecco. Che è una delle cose irrealistiche, però ovviamente non è che puoi far vedere gli altri pianeti del sistema come dei puntini, come si vedrebbero. Bene. Andiamo. Bella questo espediente per mandarci sulla Terra. Allora, vediamo un po'. Intanto dovremmo trovarlo. Sì, stiamo esplorando anche questo settore. Mi chiedo qua a livello minerario che cosa si può trovare. Questo non è un portale, ma è una darsena.
No, è un cantiere dove costruiscono le navi, quindi direi di no, però direi che è quello. Eccolo lì. Vediamo se ce la faccio curvare o no. Devo rallentare e poi accelerare di nuovo. Eccolo lì, il portale. Che poi è tutto permeato dall'ora, dalla storia di questo gioco che va avanti da una vita. Ok, è quella lì. Non è questa, perché quella è l'uscita, però ci ha già taggato l'entrata perché l'abbiamo vista. E quindi andiamo. La lore, diciamo, dei terrestri che scoprono i portali, ci viaggiano, insomma, è tutto iniziato da qui. Volendo andare a leggere quella che è la lore del gioco. Perché si sta allontanando? C'è un buggettino qui. Eh sì. Eh sì, c'è un piccolo bug. Il luogo dove andare è questo. Non è nuovo, diciamo, questo gioco ha bug di questo tipo. Però diciamo che ci si passa sopra. Può scoraggiare un nuovo giocatore, chi invece è già navigato sulle meccaniche di gioco, anche solo a un centinaio di ore. Comunque poi, ecco, infatti era là l'uscita. Là. Vabbè, non so che cavolo è successo, ma vabbè, tanto andiamo. Per la prima volta, signori, andremo a visitare la Terra. Eccola, e ci siamo anche sopra l'Italia. Usciamo dal raggio. Ok, siamo già usciti dalla zona. Guardate dove siamo, siamo qua noi. Che spettacolo. Vediamo un po', guardando in alto. Terra. Cioè, volete mettere una roba del genere dove vi alzate e arrivate qua, vedete la terra? Mai successo. Prima volta che capita in vita mia su X4. Che bello. Che spettacolo. Allora, dobbiamo andare lì ad una stazione sconosciuta. Tanto non si potrà fare terraforming sulla Terra, presumo. Però carino come settore. Siamo qua illegalmente perché credo che l'accesso sia solo consentito a chi ci è nato o a chi ha diritto a livello militare. Ma mi sta riportando dentro la zona dell'ispezione terrestre. No, ok, siamo usciti. Ok. Intercepting transmission. Ok. No. Nothing to report. Must have been a fluke. Falsa lettura. Beh, Dio, alla terza magari due domande me le farei, quindi evitiamo di tornare dentro quella sezione che poi non ci dice neanche perché non abbiamo modo di scansionare. Abbiamo il cantiere terrestre qua. Bella questa stazione che è distrutta. Ammirate questo minuscolo frammento della tracotanza terrestre. È tutta distrutta. Sembra quasi Imperium visto così di sezione. Si potrebbe. Scaveremo nei tuoi segreti e ce ne andremo con la conoscenza della tecnologia di Terraformer. Anche questa è lore. È tutta lore. Se andate a leggerla, io ho iniziato a leggerla un pochino la lore. E Terraformer sono. Dovrebbero essere, se non ricordo male, delle macchine in grado di andare a terraformare i mondi. E poi queste macchine si sono rivoltate. Esplora, vediamo un po'. Siamo praticamente sopra l'Africa. Si può interagire? Sì. Esplora le entrate dell'elitto. Vediamo un po', vediamo sotto. Certo, non possiamo chiedere un'autorizzazione, però. Command rejected. Boost aborted. Ah, qua non posso usarle, ok. Docking completed. Mappatura completata. Ah, la sto scansionando. Io spero di non doverla restituire a questa nave perché è veramente bellissima. Ah, questa è un'entrata. Potenziale Possible entry eliminated. ingresso eliminato. Ok, andiamo nell'altra. Quella porta è sbagliata.
Ah, qua praticamente mi ha ridotto la potenza megagalattica della nave in modo da non fare casino e muovermi lentamente. Sì, infatti continua a farmi aborted su... Che roba. Peccato questo effetto di scansione che mi elimini tutto il bello del... però, oh, vabbè, l'AD è così. Vediamo se si può entrare da questa parte. Allarme di prossimità. Rilevata. Merda, mi sa che ci hanno visto. Aspetta, fermo, fermo, fermo. Chi è quello? Non lo so, però... Però non sta proprio andando così bene. Io secondo me... Vado a finire male, anche se mi dispiacerebbe perché sono i terrestri, sono il nostro popolo e gli stiamo ispezionando un relitto che è loro, è nostro, però qui non si potrebbe accedere. Quindi? Spuntare da lì? Potenziale in attesa di eruzione. Cosa devo fare? Entra nella struttura con la tua tuta spaziale e prova ad aprire quella porta per permettere a entrambi di accedere. Diventa fighissimo qui. Andiamo. Tuta spaziale. Che spettacolo. Non avevo mai fatto tutte queste cose. Ero rimasto solo a commerciare minerali e produrre... barre di silicio, quindi diventa tutto fighissimo qui. Entriamo e diamo un'occhiata e vediamo un attimino. Tanto diamo un'occhiata magari alla nave. Com'è? Dai, siamo rimasti un po' lontani. Bella la terra che va in ombra adesso inizia a illuminarsi. Siamo entrati. Dovrebbe esserci un interruttore di manutenzione. Ok, vediamo se lo troviamo. Magari lo troviamo là in fondo. Ma dove cavolo sono? Eccoli lì. Ma devo colpirli o ripararli? Vabbè, provo a usare quello impulsi per colpire. Indaga. Ok, no, ma vicino senza... Intenti ostili, vediamo se c'è modo di interagirci. Premo F. Aspettate che vado indietro. C'è modo di interagire? No? Ok. Quello che segna straordinariamente... Vabbè, intanto abbiamo aperto il portellone. Intanto c'è anche ricontattato il Boron. Ok, dai. Grazie. Andiamo. Andiamo. Ok. Bene, siamo chiusi dentro adesso. Andiamo. Fermati! E mo? Dove è andata via d'uscita dopo aver raccolto i dati? Ma non c'è un atterraggio qua. Trovo un modo per aprire l'airlock. Ah, che l'airlock è di qua. Ragazzi, qua le occasioni migliori per lasciarvi in sospeso e chiedervi appunto se questo gioco vi piace, insomma, e se volete vedere una continuazione. Io con questo vi saluto e vi rimando ad eventuale prossimo gameplay. Alla prossima e ciao ciao!